Buongiorno ragazzi e ragazze. Cos'è questa storia che non si vince più? Perché cosa aspettavate? Cosa aspettavate? Questi qui sono gli stessi giocatori dell'anno scorso, quindi è normale che possano avere dei problemi a vincere queste partite. Ripeto, i due che sono arrivati dalla Fiorentina non sono dei persone che ti fanno fare questa grande differenza. Quindi non capisco tutta questa sorpresa da parte dei tifosi dell'Inter, veramente. Posso capire gli sfottò degli altri, ma i tifosi dell'Inter non li capisco proprio. Un minimo di competenza calcistica, no? E sappiamo benissimo che se paragoniamo le due rose, quella dell'Inter con quella della Juventus, ci sono dei 25-30 punti. Quindi non fate tanti fenomeni e cominciate a valutare bene le rose delle squadre di calcio, altrimenti cambiate sport. Andate a fare. Qua in Canada c'è uno sport molto famoso che è quello che passi con la scopa dove c'è il ghiaccio, com'è che si chiama? Il curling, ecco. Andate a fare il curling che si gioca in 3 o 4 persone, magari riuscite a valutarlo meglio. Ma forse fareste fatica anche a valutare la boccia che usano per giocare a curling. Quindi, soprattutto i tifosi dell'Inter mi state facendo girare i coglioni, perché io che sono qua molto lontano ho bisogno di sentire qualcuno che parla di calcio dall'Italia e figa, non ne trovo uno che è un competente che parla di calcio. Più che parolacce, parlare male, ma non si risolve così. Qui ci vuole una società che metta sul piatto tanti soldini, ragazzi. Non so come si possa fare per mettere sul piatto tanti soldini, ma se non si ha la possibilità di mettere sul tavolino i soldini, allora non siete degni di fare i maggiori azionisti di una squadra come l'Inter. Quindi non capisco tutta questa sorpresa. Poi non mettiamoci a valutare come giocano le altre squadre, no? Perché anche lì ci sarebbe da ridere, figa. Meglio che sto zitto su come gioca la Juventus. Ho visto le ultime due partite, lasciamo perdere. Ok, vi lascio. Buona domenica a tutti e fra un paio d'ore vediamo un'altra bella partita. È da tripla. Può succedere di tutto, anche se loro sono più forti, mi piacciono di più dal centrocampo in su. Il Milan ha sempre un buon difensore, però quest'anno non è ai livelli degli altri anni e quindi potrebbe fare molta fatica con gli attaccanti della Lazio. Ok? Adesso vi lascio e vi auguro buona domenica. Ciao ragazzi.